La stappiamo o no? Sì, ti prego. Sì, stappiamo. Oh! Ecco qua. Lascia fare al bartender. Tu fa accomodare tutti. Gli ho dato una bella casa per mostrargli com'è lavorare per il marchio Loan. Ci prendiamo cura di voi. Quindi lavorate e migliorate. Cena! La cena è servita! Non so cosa sto mangiando, ma è buono, qualunque cosa sia. Siete tutti single? E chi non lo è? Ci divertiremo, amico, no? Sì! In realtà, in questo viaggio vorrei trovare una ragazza. La gente mi crede selvaggio, ma sono romantico. Voglio quello che hanno i miei genitori, che sono sposati da 37 anni. Com'è il tuo tipo ideale? Non ispida, non esco con donne banali. E io sarei una donna banale? No, non penso che le bionde siano brutte, solo che non sono il mio tipo. Sì, neanche tu sei il mio. Quindi, cin cin. Brent sembra piuttosto arrogante. Sento che sarà una lunga estate, perché io e lui abbiamo entrambi forti personalità, quindi stia attento. Mike, dimmi, tu cosa preferisci? In realtà dipende, perché lavoro ed esco a West Hollywood, dove la comunità gay è imponente. Ma se mi chiedi sei ancora bisex, dico di sì, perché se fossi in New Jersey andrei più spesso con le donne. Mi tuffo in piscina, chi viene? Mi metto in mutande. Guarda che tette! Ne ho un po' anch'io, non mi servono le tue. Si sta bene, venite! Mi piacciono le ragazze esotiche e medio orientali. Sì, Sara mi ha attratto subito. Sono qua giù, a porteresti molti clienti? Sì. Faresti 100.000 in un weekend? Non prendi il 10%? Certo che no. Sui tavoli che prenoto li prendo. Sì, ma quanti clienti spendono 100.000 a sera? Brent non è il mio ragazzo tipo. Lavorando nella vita notturna sono circondata da atleti e giocatori di basket che sono gli ultimi con cui sono uscita e ho capito che devo smetterla. Brent è una boccata d'aria fresca. Non vorrei essere a tavola ora. E dai! E dai! Voglio tenerli d'occhio perché so che vuol dire essere lasciati a se stessi senza nessuno che dica aspetta, vale la pena? Dovrei fare il bartender al beach club. Non ci credo. Non sono una t***a. Ma che cosa stanno combinando? Sono stupidi o cosa? Gli ambasciatori in casa sono tutti ubriachi in piscina. Voglio fondare un impero. Non è Girls Gone Wild. Ciao! Ciao, ragazzi! È lei! Oh. È Lindsay Lohan, quella davanti a me. Lei è qui! Oh no! No! Avete ancora i vestiti? Che c'è? È difficile far entrare gente nuova. È vero. Terrò d'occhio ogni loro mossa. Farò il cattivo per te, se ne avrai bisogno. Gli americani vogliono divertirsi e si credono in vacanza. Penso di sì. Dimenticano che sono qui per lavoro. Sì, lo so. Abbiamo una prospettiva diversa. Non ho fatto il c***o per questo, per esatto. Finire così, a farmi sfruttare. La prima volta che li ho incontrati volevo capire perché volessero essere parte di questo. Parte della mia vita. Se fanno c***o, ci rimetto io. E non mi va bene. Come tutti guardano me, io guardo loro. Giro le telecamere.